È tutto pronto per la 60ª Coppa Nissena di automobilismo in programma il 3 e il 4 maggio a Caltanissetta. La competizione è stata presentata a Palazzo del Carmine alla presenza del presidente dell'ACI di Caltanissetta Carlo Alessi, di un ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli e del direttore di gara Claudio Di Maria. Sono 166 i piloti iscritti alla prova, secondo appuntamento del campionato italiano velocità montagna. Questo weekend sapevo di questo evento molto particolare delle 60ª edizione della Coppa Nissena, per cui ho raccolto questo invito anche perché la passione la si misura anche in queste gare, ovviamente, dove la storia e la partecipazione, più di 160 equipaggi da quello che mi è stato detto, dimostrano che anche qui in Sicilia c'è tanta volontà di partecipare a questi eventi. E siccome la passione, come dicevo, non ha limiti, non ha età e non ha soprattutto limiti di cilindrata in qualsiasi categoria, benissimo, sono qua presente proprio per testimoniare che c'è questa vicinanza anche a questa gara. Nissena è una gara che evidentemente ha il suo fascino, è indiscutibile, abbiamo 165 iscritti, un risultato più roseo di quanto si potesse immaginare. Abbiamo anche dei protagonisti che a Erice, che essendo stata la prima gara di campionato, non sono scesi. Abbiamo il campione europeo in testa, Simone Fagioli, Omar Magliona e altri che a Erice non erano andati. Quindi direi che possiamo essere ben soddisfatti per questa 60ª edizione, che, capite bene, le nozze di diamante, con 60 edizioni di questa gara, è per noi un motivo di vanto e di successo. La gara, la prima edizione, si è svolta nel 1922, pensa, quindi è la gara più antica, è il campionato italiano montagna più antica. È una, noi desideriamo con questa gara cercare di avviare i giovani, per questo organizziamo domani questa tavola rotonda sulla sicurezza stradale ai giovani, cerchiamo di avviare i giovani alla guida nel miglior modo possibile. Abbiamo domani organizzato, con l'aiuto di Ivan, che farà un intervento molto interessante, anche una dimostrazione pratica con una macchina sul palco incidentata, simulando un intervento delle forze dell'ordine, estraendo dalla macchina incidentata due corpi e facendo vedere ai ragazzi come si effettuano le manovre di rianimazione con dei manichini. Poi chiameremo i ragazzi dal pubblico e gli faremo materialmente fare delle prove di rianimazione. Sono ovviamente dei manichini elettronici, per cui se non verranno fatte correttamente verrà dato un segnale. E poi faremo vedere ai ragazzi come si usa il defibrillatore. Come sappiamo, ormai la normativa impone, per esempio sui campi di gioco, in tutte le manifestazioni sportive, la presenza di un defibrillatore. È bene che i ragazzi sappiano come funziona un defibrillatore, anche se poi sull'uso ci saranno delle indicazioni particolari che il dottor Vito Milisenna, che farà parte di questo convegno, illustrerà ai ragazzi.